Marghe, Giulia, ma stai studiando? Ah, sì. Non sai dal cellulare? No, non mai. C'è preso, ma sì, infatti. Buongiorno. Buongiorno. Siete pronti? Sì. Oggi sì. Spieghiamo le equazioni. Mm-hmm. Foglie, penna e attenzione, vi raccomando. Sì. Se avete dove problemi piace o dubbi, chiedete. Se qualcosa non è chiaro. Sì. Allora, le equazioni. Mm-hmm. Si definisce equazione un'uguaglianza tra due espressioni algebriche verificate per un solo valore della x. La forma generale è ax più b uguale 0. Un'equazione si dice frazionaria o fratta se compare la x al denominatore, mentre un'equazione si dice intera se compare la x al numeratore. Buongiorno. Buongiorno. Oggi spieghiamo un nuovo argomento. No. Prendete fogli, penna. Attenzione, se avete dubbi. Prof, aspettate, mi siete una spletta. Ora qua, ora il foglio oggi. Chiedete. Silenzio. Incominciamo. Allora. Ma io la penna rotta, non è la rotta. Vabbè. Allora, si definisce equazione. Un'uguaglianza tra due espressioni algebriche verificata per un valore solo della x. La forma generale è ax più b uguale 0. State prendendo appunti? Sì, assolutamente. Tutto chiaro per ora? Mamma mia, prof, avete spiegate proprio bene. Ok, allora proseguiamo. Facciamo un gioco di. Ci sono vari tipi di equazioni. Si dice frazionare o fratta se compare la x al denominatore. No. Un'equazione si dice intera se compare la x al numeratore. Città. Tutto chiaro? Ovvio. Avete preso appunti o sono andato troppo veloce? Sì, no, mamma mia, prof, è troppo lento, poco più veloce. Città, che ti mette la moto quello. Va bene, continuiamo. Ok, dopo un bel pranzetto è ora di studiare. Infatti, però usiamo i cellulari. Altrimenti qui facciamo tardi, quindi non va. Devo finire l'ultima cosa degli appunti e poi inizio a studiare. Io invece gli appunti li ho fatti in classe, quindi posso iniziare a studiare. Ok. Allora, la pagina qual è? Questa qui, eccola qui. Allora. Cos'è che posso aggiungere ai miei appunti? Vediamo un po'. Assolutamente molto importante. Sì. Mamma mia! Che finito di mangiare oggi a scuola una rottura, il professore si è messo a spiegare, io mi sono messa a giocare. Bene, io mi sono messa a giocare a questo con una mia amica. Va bene. Allora, ora io direi di. Ci vogliamo vedere un Netflix. Anzi, il video di Marghe e Giulia è l'ultimo, bellissimo. Sì, perché me lo sono perso, quindi anche io lo devo vedere. Aspetta, se mi sta contattando una mia amica. Si senti, Giusy, sto guardando un film di un video di Marghe e Giulia. Eccolo. Quindi ci vediamo dopo. Magari se hai finito di studiare, mandami tutto che copio, ok? Un bacio, ciao. Ciao, sono Chiara. Mamma mia, ci hai preso per delle persone. Appunto.
Ma tu non dovevi andare uscire con mamma, dovevi fare un regalo a, come si chiama l'amica tua? Alla, a Federica. No, non andiamo più, Giuseppina. Non andiamo più, siamo qua. L'importante è che studiate, eh. No, papà, cosa non andate più? Non andiamo più a fare il regalo. Babbo, lo sai, allora, babbo, aspetta. Aspetta, babbo, io domani devo andare da a scuola e praticamente ci hanno chiesto di comprarci... Ti mandiamo la lista, ce la vai a prendere! E infatti, dai, babbo, esci, per favore, sì, dai. Dai. Dopo, dai, dopo me la lista esce. Okay. Vabbè, adesso studiate. Ok. Ci vado di là. Giulia, fai da... guardiamo di là. Beh. Oddio, aspetta, mi ha contattato una mia amica. Tu hai mi telefono, mamma? Oh, il mio telefono. Allora, Valeria. Allora, cioè, allora. Che? Non lo so, mi sa contattato una mia amica, tipo. Devo dire che in pratica mi deve mandare tutti i compiti. Sì, sì, dimmi. Ah! No, sì, sì, assolutamente. Tutti i compiti sono tutti fatti. Sì, sì, hai ragione. Hai ragione, sì, sì. Domani è la festa. Sì. Sì, sì, va bene, va bene. E senti un'altra cosa, ma tu gli fatti i compiti? Sì, davvero? E senti, mi fa il piacere di mandarmeli, anche stamparli, non fa niente. Sì, sì, poi me li porto domani a scuola. Sì, sì. Ah, grazie, tu sei una vera amica. Sì, sì, sì. Sì, sì, domani alla festa ci sono, sì. Ma cos'era? Mica c'era qualcosa da imparare? Ah, sì, va bene, non fa niente, tanto già sono stata interrogata in quello. Sì, sì, non fa niente. Va bene, quindi mandami, dai, va bene. Ciao, 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 ciao. Vabbè, a posto, Alice mi manda i... allora mandare uno a me, cioè. Allora, aspetta, io ho fame, quindi ora mi mangio qualcosa. Oh, bro! Mi dispiace, ho finito tutte le mandarine, quindi saremo... mi dispiace. Puoi fare metà con me? No, me ne mangio lo stesso. Beh, il cucchiaio va a vederci lui e anche Giulia. Il monologo. Aspetta, ma storia mentre mangio. Anche io devo fare la storia mentre faccio qualcosa di ciao, bello. Raga. Ciao, ciao raga, dobbiamo studiare, stiamo studiando domani... perché ci scocciamo, quindi domani la nostra amica ci manda. Ma ci vuole fare la storia, va bene, vediamo. E quindi niente, guarda. Ciao, raga, allora. Domanda di una Maddalena, praticamente è un finito e quindi non le ho date, però. Il mio libro di scienza è preso bruttissimo perché io odio studiare. Guarda, comunque io dovrei studiare, però ho scritto una mia amica di mandarmi appunto le foto. Quindi fate anche voi questo, la facciamo noi, vero? Di mandarmi le foto così a posto, cioè. Giulia, sei da dura, avete completato i compiti? No, l'ultimo secondo, non ti prego. Dammi la lista, che mamma scendiamo. Sì, va bene, sì, vai, 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 vai. Sì, allora, vai, allora. Ci serve questo. Te l'ho mandata su WhatsApp, aspetta. Va bene, va bene. Allora, photo fashion. Che è successo? Shock. Guarda, sono tipo una foto, ma noi babbo non ci sono a casa. Vai sul tuo. Aspetta però, ma me proprio non ci sono. Ci possiamo vedere nel... Vai sul divano, sul divano, vai sul divano, sul divano, vai! Vai, vai, vai! Su questo divano, con il coltello e le bacchette in mano, na 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 na.